A distanza di poco più di un mese dall'inizio dei lavori, la Camera di Commercio di Pescara ha presentato il nuovo e moderno spazio espositivo che amplierà il porto turistico, riqualificando allo stesso tempo una parte delle aree ex Cofa. L'opera si sviluppa su una superficie superiore ai 6.500 metri quadrati, dei quali 1.200 coperti e dotati di impianti fotovoltaici. In futuro l'intero spazio potrà essere sfruttato dalle imprese locali. Nel frattempo la Camera di Commercio lo ha messo a disposizione dei Giochi del Mediterraneo, lì è stato fissato il quartier generale della rappresentanza azzurra in occasione di Pescara 2009. Casa Italia, punto di riferimento per atleti, VIP e giornalisti, mentre l'anfiteatro antistante, l'area espositiva, ospiterà i concerti di Branduardi, Alexia, Ruggeri e Bennato, lo spettacolo musicale e teatrale dall'Abruzzo al Mediterraneo d'Induccio, il concerto di musica etnica Alleluia Band e la semifinale di Miss Italia, tutti eventi che accompagneranno le serate dei giochi. La nuova area espositiva rappresenta il primo dei due grandi progetti della Camera di Commercio di Pescara che rivoluzioneranno il porto turistico. In programma c'è anche la realizzazione dell'eliporto, una struttura che oltre a consentire il decollo, l'atterraggio e la sosta degli elicotteri, sarà utilissima alla protezione civile e per i servizi di assistenza e di trasporto, sia pubblico che privato, anche a fini turistici. Così l'intera area sta per essere riqualificata. Per costruire il futuro bisogna prima sognarlo, ha dichiarato il presidente Ezio Ardizzi. Ed io da 20 anni chiedo di puntare su questa zona che non sarà una vetrina solo per le imprese, ma anche per l'identità e le eccellenze del nostro territorio.